Il pannello di fatturazione elettronica contiene una serie di sezionali inseriti di default a sistema. Per visionarli, ti basterà cliccare sull'icona ingranaggio, quindi scegliere Profilo di fatturazione, Sezionali. I sezionali predefiniti sono visibili in elenco e sono FPA, per fatture e note di credito verso la pubblica amministrazione, FPR, per fatture e note di credito verso privati, AF01 per autofatture di reverse charge, AF20 per autofatture a seguito di mancata ricezione delle fatture, AFA per altre tipologie di autofatture. Se vuoi aggiungere un sezionale personalizzato, clicca su Aggiungi nuovo. Componi il sezionale indicando su tipo documento se il sezionale può essere applicato a fatture, note di credito e/o autofatture. Puoi selezionare tutte le tipologie di documenti. Su tipo cliente indica se il sezionale riguarda solo fatture inviate alla pubblica amministrazione, solo ai privati o a entrambi. Dovrai poi indicare se la numerazione è annuale o continua. Se scegli continua, non vi sarà alcun riferimento all'anno solare all'interno della numerazione delle fatture dei documenti e la stessa non verrà azzerata all'inizio del nuovo anno solare. Scegliendo annuale, la numerazione farà riferimento all'anno solare e verrà azzerata all'inizio del nuovo anno. Per comporre materialmente il sezionale, trascina gli elementi negli appositi spazi e componilo come desideri. Vedrai un'anteprima del nuovo sezionale nella parte sottostante. Se vuoi continuare la numerazione che hai impostato su un altro gestionale o su cartaceo, su Progressivo digita il numero dell'ultima fattura inviata. Il sistema ripartirà da quello stesso valore. Clicca su Salva per concludere la creazione. Se vuoi indicare un sezionale come predefinito, clicca su Modifica predefiniti. Per ogni tipologia di documento potrai indicare il sezionale da utilizzare come predefinito in creazione fattura. Potrai scegliere fra tutti i sezionali indicati in fase di creazione, come applicabili per quella tipologia di documento o per quella tipologia di cliente, privato o PA. Ricorda che, se non li modifichi, i sezionali predefiniti per le note di credito sono gli stessi delle fatture. Inoltre, se hai acquistato il modulo documenti, tra i sezionali predefiniti in elenco, visualizzerai anche quelli dedicati alle varie tipologie di documenti che puoi creare: preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, DDT, fatture pro forma.